È una giornata che si può definire tranquillamente storica per il nostro tennis. Arrivano successi in tutti praticamente i tornei, dai Challenger in su, partendo da Musetti fino ad arrivare a Fabiano e Sinner, passando per Arnaboldi, Caruso e Lagatto Monticone, che veramente oggi ci hanno regalato una giornata di tennis storica, storica per il nostro paese, storica per i nostri ragazzi, perché soprattutto arriva in un contesto forse strano, anche in un contesto inusuale, perché non ci sono i nostri numeri uno, non c'è Fognini, non c'è Berrettini in questo momento in grande forma, non c'è Marco Cecchinato, non ci sono i nostri numeri uno, ma bensì ci sono tanti giocatori che comunque sono sempre stati un po' più oscurati dal nostro movimento. Sono giocatori magari che sono leggermente in secondo piano, ma che oggi hanno trovato forse una definitiva consacrazione e ognuno a modo suo. Partiamo da Thomas Fabiano, che forse la consacrazione l'ha trovata finalmente, a quasi il compimento di 30 anni. Thomas Fabiano trova la prima semifinale a livello ATP, la trova ad Eastbourne, dove supera in maniera netta e sorprendente il numero 25 del mondo, nonché il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4, 6-3. Una partita giocata magistralmente dal tennista Tarantino, veramente una partita perfetta con Fabiano. Sempre molto solido, solidissimo in tutte i frangenti, che comunque dimostra anche una certa solidità mentale, come sempre una grande intelligenza di gioco. E Simone diciamo, è assomigliato forse a quel secondo turno di Roland Garros giocato e perso malamente contro Caruso, con un Simone stranamente impaziente e che non fa male con il suo palleggio dal fondo. E una vittoria che comunque magari risulta anche rimarcata maggiormente grazie a comunque il fatto che Gilles Simon la scorsa settimana ha raggiunto la finale del 500 del Queens, quindi non è esattamente poi l'ultimo arrivato sull'erba, è un giocatore che gioca molto bene su questa superficie, ma Thomas Fabiano ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. E conquista quindi le semifinali. Thomas Fabiano le conquista in maniera splendida, veramente se l'è meritato. Oggi se l'è veramente meritato Thomas Fabiano. È un grande complimento al tennista pugliese, che oggi forse arriva anche a un coronamento di tanti sacrifici in tanti anni, che nonostante il fisico forse non gli permetta di arrivare a risultati esponenziali nel tennis professionistico, lui grazie a tanti sacrifici sta riuscendo comunque a sfondare anche nel tennis che conta maggiormente. Sta riuscendo a farlo anche Lorenzo Sonego, invece lui più giovane, classe 95, che oggi batte uno specialista della superficie, batte Adrian Mannarino con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3 al termine di una battaglia. Un grande Lorenzo Sonego, anche lui, con grande pazienza, quando era anche sotto in una partita che comunque a un certo punto sembrava mettersi male per il tennista torinese, lui con grande pazienza si è riportato sotto, ha vinto il secondo set, ha fatto ribaltare l'inerzia della partita e è andato a vincere al terzo set. Comunque un Sonego che secondo me non si trova male sull'erba, anche grazie al grande servizio che ha. È un Sonego che sì, di natura serraiola, ma che può giocare bene su tutte le superfici, grazie a una grande solidità, una grande velocità di piedi, a un buonissimo servizio e alla grande garra, il grande carattere che ha questo ragazzo, che veramente lo può portare lontano in qualunque circostanza. Anche oggi batte Adrian Mannarino. Diciamo che oggi è una giornata che a livello di scontri Italia-Francia ci aspettiamo. Aspettavamo forse un 3-0 per la Francia, invece un 3-0 per l'Italia, perché anche Lagatto Monticone che supera il rimonta Océane Dodin con il punteggio di 3-6,
3-6-7-5-6-1, una super rimonta anche per la Gatto Monticone, che quindi si qualifica per il main draw dopo aver centrato anche il main draw a Roland Garros, nonostante l'infortunio avvenutole dopo Roland Garros, riesce a qualificarsi anche al main draw di Wimbledon. Anche lei si può considerare quasi un Lorenzi al femminile, perché anni e anni di sacrifici per questa ragazza che è sempre stata, diciamo, a lottare negli ITF, comunque in tornei di misura minore. In questi anni, soprattutto quest'anno, è arrivata l'esplosione definitiva a 32 anni. È arrivata una consacrazione grazie a tanti, tanti sacrifici. Anche lei è riuscita ad arrivare al livello delle migliori, perché comunque si è qualificata, lo ricordiamo, a Istanbul, si è qualificata a Stoccarda, si è qualificata appunto a Roland Garros, adesso a Wimbledon, e quindi diciamo performance anche di rilievo per la Gatto Monticone, che dimostra che a questi livelli comunque ci può stare a livello di tennis, e che nonostante per il circuito femminile forse si rianchi piano per gli standard odierni del tennis femminile, ha una grande intelligenza di gioco. Chiaramente la partita non l'ho vista perché non ci sono le telecamere su nessun campo di Wimbledon, a parte il campo 11, però diciamo complimenti alla Gatto Monticone, complimenti a Caruso, anche lui c'entra per la seconda volta di fila la qualificazione in uno slam, dopo l'exploit al Roland Garros riesce anche a qualificarsi a Wimbledon, si qualifica anche a sorpresa direi, dopo la vigilia di Wimbledon si qualifica Arna Boldi, nessuno se l'aspettava anche una qualificazione di Arna Boldi, che invece batte in 5-7 Carlo Vischi, era avanti 2-0, si fa rimontare, ma poi con grande freddezza riesce a chiudere al quinto set. Invece un grande Caruso che si è sbarazzato di un grande interprete delle superfici veloci, di uno che quest'anno tra l'altro ha fatto una semifinale a livello ATP, anzi una finale a New York, no, semifinale o finale comunque a New York. È arrivato molto lontano comunque Brady Schnur a inizio anno proprio a New York, perché comunque è un giocatore che serve veramente bene, è un giocatore molto adattabile, ben adattabile alle superfici veloci, e Caruso oggi l'ha disinnescata alla grande, perché l'ha veramente umiliato, almeno da quanto concerniamo dal punteggio. Ragazzi, 6-3, 6-2, 6-1 a uno specialista come Schnur delle superfici veloci è una stesa, e quindi grandissima prova anche di Salvatore Caruso. Come la grande prova arriva per Lorenzo Musetti nel Challenger di Milano, per concludere anche questo reportage generale del tennis italiano odierno. Lorenzo Musetti batte 7-5-3-0 la testa di serie numero 16 del torneo, José Hernández. Diciamo un Musetti che io comincio veramente, tutti probabilmente cominciamo a sognare e a vedere grandi prospettive nel suo tennis, perché è un Musetti che tra l'altro offre grande spettacolo, e sembra anche comunque che nonostante abbia un gioco che forse potrebbe apparire obsoleto al tennis ATP odierno, obsoleto al tennis professionistico odierno, però sembra che sia comunque anche efficace. È un Musetti che sta ingranando anche a livello challenger, conquista per la prima volta i quarti di finale proprio di un torneo di questo livello. E comunque ha dei colpi, ragazzi, ha un talento e ha un braccio cristallino che veramente sono rarissimi. Secondo me Musetti veramente, se non si brucia, resta con i piedi per terra, e comunque sembra avere anche abbastanza umiltà nelle interviste, e tra l'altro anche è seguito da un team a mio avviso competente come Simone Tartarini, che sembra comunque un coach con la testa sulle spalle, che può comunque seguire attentamente il ragazzo e fargli fare le scelte giuste anche in futuro. Quindi io veramente comincio a confidare in Musetti e nel suo team, che secondo me potranno davvero fare
Tanto, 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 tanto in questi anni, grazie proprio al grande talento di Musetti, che comunque sta dimostrando anche di avere una discreta solidità mentale, perché questa settimana comunque, anche nonostante le condizioni di gioco che siano difficili a Milano, con il caldo torrido, perché insomma ragazzi si gioca veramente quasi a 40 gradi, Musetti sembra adattarsi bene a queste condizioni, a restare comunque calmo, a prendersi le sue pause tra un punto e l'altro, e comunque questa settimana sembra anche maggiormente con i piedi per terra. Ed è importante comunque partire da questi tornei per gettare le basi per il futuro. I nostri ragazzi hanno il talento per fare strada anche nei tornei Challenger. Ce l'ha dimostrato Zeppieri la scorsa settimana, ce l'ha dimostrato in lungo e in largo Jannik Sinner e ce lo sta dimostrando anche Lorenzo Musetti. E in questo momento, virtualmente, la prossima settimana avremo nel ranking under 18 numero 1 Sinner, numero 2 Zeppieri e numero 3 Musetti. Non conterà niente, però, ragazzi, avere i tre under 18 migliori del mondo, tutti italiani, qualche cosa vorrà pur dire, perché il nostro movimento sta crescendo in lungo e in largo. E non dipendiamo più dal nostro numero 1, che prima era Fabio Fognini o Andrea Seppi, non dipendiamo più adesso anche da Matteo Berrettini o da Marco Cecchinato, ma abbiamo tanti tennisti in grado di ottenere risultati importanti ad alto livello. E questo grazie anche agli exploit che comunque sono stati l'anno scorso di Cecchinato a Parigi con la semifinale, sono stati grazie alla finale di Fabio Fognini, alla vittoria di Fabio Fognini a Monte Carlo quest'anno, che hanno dato nuova spinta a un movimento già in crescita, e però comunque exploit del genere chiaramente possono dare una nuova spinta al movimento, come le ATP Finals affidate a Torino dal 2021 2025. Comunque questi ragazzi sognano già di arrivarci a quelle ATP Finals, poi magari ce ne arriveranno uno, massimo due, però già se hai la garanzia di ospitare un evento come le ATP Finals, comunque stimoli i giovani a lavorare sodo, a lavorare duramente per arrivare a quell'obiettivo, nonostante sia difficile. Quindi è veramente importante questo movimento, veramente a livello maschile, ma anche a livello femminile, perché comunque adesso con la Gatta Monticone, che magari anche lei comunque grazie a questa qualificazione, comunque anche Jasmine Paolini ce l'aveva dimostrata Roland Garros, comunque questi piccoli exploit potrebbero davvero dar lustro a movimenti. A parte il maschile, ormai abbiamo veramente uno squadrone. Il femminile dobbiamo avere un po' di ricambio, però insomma, secondo me sarà tutta questione di tempo, perché intanto al maschile abbiamo una delle squadre, una delle corazzate migliori del mondo a livello tennistico italiano. E la giornata di oggi non è che nasce, non è che spunta dal cappello del mago, ma ovviamente è frutto dei tanti sacrifici che a modo loro hanno fatto questi ragazzi per arrivare a determinati risultati, e questo lo trovo veramente un aspetto da sottolineare. E nonostante di solito parliamo sempre dei no delle nostre punte, delle nostre frecce d'argento, invece oggi parliamo anche delle nostre seconde punte, perché anche loro hanno veramente necessità comunque di essere messi in mostra. Ragazzi, ho fatto un video un po' troppo lungo, però forse era doveroso, secondo me, soffermarci sulla giornata di oggi e su questi ragazzi che comunque hanno bisogno davvero, appunto, di essere ricompensati per il loro impegno e per i loro sacrifici dimostrati negli anni. E quindi, ragazzi, un video lungo ma sentito proprio. Perché questi ragazzi hanno davvero bisogno di lustro, hanno bisogno di visibilità, perché se lo meritano, perché non avendo dei mezzi esagerati, comunque grazie al duro lavoro stanno arrivando a grandi risultati. A questo punto, ragazzi, io chiudo, perché se no, ragazzi, già a vedere 14 minuti di video mi ci vuole una serata intera, tra un pochino. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video, sempre forza a tutti gli italiani, e speriamo che continui a crescere il nostro movimento. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.